Oggi per 3 minuti in TV intervistiamo Marco Sutti. Ciao Marco e benvenuto. Ciao a tutti, ciao Eleonora, grazie per essere qua. Marco Sutti ha pubblicato 2 romanzi. Oggi vi parliamo del secondo, L'amuleto e il druido. Come nasce questa storia? Allora, questa storia nasce come sequel del primo libro, che si chiamava L'ampola del diavolo, e praticamente è una storia che viene ambientata in Irlanda e in parte in Scozia nel 471 d.C. Ci sono elementi biografici all'interno del romanzo? All'interno del romanzo non ci sono elementi biografici, per il semplice fatto che è una storia completamente inventata, anche se poggia su un callo molto molto importante e veritiero, reale. Quali sono le ricerche che hai effettuato per scrivere questa storia? Allora, innanzitutto l'ambientazione in Irlanda e in Scozia. Sono stato realmente in Irlanda per poter realizzare al meglio le descrizioni che ci sono su questo libro. Inoltre abbiamo dei cenni storici realmente esistiti, come ad esempio le religioni celtica, quella pagana quindi, e la religione cristiana, San Patrizio, che è veramente il fondatore della religione cristiana in Irlanda, e quindi tutto questo. A quale pubblico è rivolto questo romanzo? Sicuramente a tutti quelli che amano il genere fantasy e anche il genere horror, perché c'è del genere horror dentro in questo romanzo. Quanto è importante la lettura per uno scrittore emergente? È molto importante. Io stesso sto imparando a leggere, perché molto tempo fa non facevo proprio più. Ho iniziato a leggere dai romanzi e dalla letteratura classica. E completa la frase: leggi il mio libro perché? Perché è interessante, bello e bisogna proprio leggerlo perché merita. Grazie. Quali sono i tuoi progetti futuri editoriali? I miei futuri? Allora, ho sicuramente il genere fantasy nel sangue, quindi continuerò con questo genere. E in più ho una biografia da proseguire riguardo a mio nonno, quindi una cosa nettamente diversa, ma spero di portarla a termine. Ecco. Ringraziamo Marco Sutti per essere stati con noi, vi ricordo che è anche presente su Facebook, quindi se avete delle domande, lo potete contattare. Grazie Marco! Grazie a voi, grazie! Grazie a tutti voi e ci vediamo alla prossima puntata!